Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo, c'era una alla porta. Io sono Nicola, sono un infermiere e un pescatore e sono qua per accompagnarvi in questo viaggio insieme oggi, guardate che è tornato, la Veronica che oggi farà vedere le tette. Poi c'è, non è vero, poi abbiamo il buon Jonathan che io non so che, dov'è. Che non farà vedere le tette, ci tengo precisato. E direi è meno male un po' per tutti. Quindi adesso andiamo subito a vedere i 5 prodotti di questo mese, quindi le anteprime del mese di maggio 2020. 22, stiamo già girando ad aprile perché io sennò non ce la faccio con gli orari di lavoro, ma andiamo a vedere il primo prodotto. E andiamo subito a cercare il buon Jonathan all'universo pesca. Dove sei? Sono qua, ah, sei sono qua. Lì proprio. Sì, sì, sono qua. Sono qua che non abbiamo mai parlato di fili, o pochissimo. No, pochissimo, anche perché non è che ci siano grosse novità, tranne qualche treccia. Oggi invece ti faccio vedere un filo nuovo, non lo so, stanno acquistando oggetti. A quel punto, non è io che compro e lei che mi dice di no. Mi sembra giusto. Vabbè. Un filo nuovo di Shimano che è un filo galleggiante. È un filo floating che può essere molto utile in molte condizioni, tra cui la passata, tra cui pesche molto leggere con galleggianti. Sì, anche floating feeder. Anche per il floating feeder, per il pellet waggler, per tutte queste tipologie di pesca in cui più siamo leggeri con il filo e più stiamo alti è meglio, semplicemente. Ok, che caratteristiche abbiamo? Che prezzo? Che dimensioni? Viene 4,90€ bobina da 150 metri. Esatto, parte dallo 0,15 arriva allo 0,19, fa solo queste tre taglie. Ma io l'avrei detto subito che costa veramente poco. Qui Shimano, buongiorno Shimano, grazie. Si trova tutto, lo sapete. Perfetto, quindi adesso andiamo al prossimo prodotto. Andiamo al prossimo. E andiamo. E dove sei? Sono di qua nel becchime. Oh, eccoci, acuto. Ciao, acuto. Sì, Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, ti faccio vedere questi tre. Nuovi pellettini da innesco di Ringers. Un po' particolari, in realtà molto molto nuovi, in quanto non sono cilindrici ma sono a forma di bottone, cuscinetto, voletelo chiamare, ecco, esatto, la famosa forma stica, esatto, che ne agevola in realtà la naturalezza una volta innescati, essendo wafter, quindi sono, diciamo, inneschi che non hanno peso specifico in acqua ma si bilanciano con l'amo o comunque con la montatura. Hanno un movimento diverso, hanno un diverso movimento una volta smossi anche dal pesce. Domandina, questa azienda, no? Ringers, cosa produce? Prevalentemente inneschi, pasture, pellet, molto, molto conosciuta a livello agonistico, comunque fa prodotti di ottima qualità. E per l'innesco un elastico tipo quelli della Stompa può andare bene? Sì, questi qui in realtà puoi innescarli sia con il con la bait bandum in gomma classica, con la trivella, quindi con la trivellina, sì. Ma potresti anche arrischiarti di innescarli sull'amo perché non sono proprio secchi. Sì, non si spezzano. Ah, esatto, hanno una consistenza dura ma comunque non secca, ecco. Ok. Classico gusto di Ringers, quindi dolciastro, una via di mezzo fra il cioccolato e l'F1 per capirci. Tre colori diversi e da provare sicuramente. Qui la parete dei chicchini. Sì, dai, sì. Andiamo al prossimo prodotto. È velocissimo, se ne va nel canneto. Faccio Vabbè, ormai passo di qua. Molto San Pester. Tornando piano piano, ragazzi, perché se inciampo col borsino nella canna pesca faccio mille ordini. Trinci d'ognosa. Allora, che ti faccio vedere? Allora, quando ci presenterà queste canne, dice. Prego. Vediamo cosa si inventa. Allora, serie nuova, Aereo X1. Appena uscita, canna di fascia, diciamo, economica, perché si parte da un 49 fino a 69 a seconda della lunghezza delle potenze. Si parte da una 9 piedi molto molto veloce, molto molto compatta per pesche sottoriva, per pesche veloci e comunque leggere. Pesco fidelino da laghetto. Esatto, fino a una abbondante 13 piedi da 90 grammi, quindi una canna già dal lancio, sempre comunque
nella concezione del lago, comunque del fiume, sì. Però sfruttabile, sempre più sfruttata anche per la pesca in mare. Interessante. Sì, 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 sì. Molto leggere, con una buona anellatura, esteticamente molto carine. Quindi mi dicevi, il range di prezzo su quanto si fa? Da 49 la 9 piedi ai 69, mi sembra, beneficio del dubbio, della 13 piedi. Sotto comunque gli 80 euro. Sì, indicativamente. Vai, una domanda che ti pongo io, quanti vettini mi fai? Due vettine di diversa potenza, mi sembra un'oncia e un'oncia e mezzo, ma te lo confermo se c'è scritto sulla vetta. Sì, da un'oncia e da un'oncia e mezzo. Ok, perfetto, andiamo al prossimo. E dove è andato? Era qua. Ma ci sei? Dov'è? Al banco. Ah, è al banco. Gira. No, più qua. Gira. Era già antiquata e siamo arrivati. Siamo arrivati, ti faccio vedere una cosa un po' diversa, sennò sempre roba, attrezzature a pesca. Andiamo anche su dell'abbigliamento carino, una volta tanto che ce lo propongono. Quindi. Dai, va, sponsorizza i tinelli. Sì, magari per te. Anzi, magari per loro in realtà. Sponsorizzato chiunque. Magari per loro. Nuova serie di cappelli fatti molto molto bene. Molto carini, da prezzo abbastanza contenuto, perché si parla di 16,90 euro. Veramente e per un cappello di qualità di questa, di questo livello, sinceramente ne vale la pena. Sono tre diverse colorazioni camo con questo motivo, diciamo, puntinato, e un bianco già con il logo specchiato. Insomma, un oggettino molto, di qualità, bello. Un prezzo buono. Monotaglia, nel senso taglia unica? Sì, monotaglia, sì, classica, con la regolazione, con la strip di regolazione dietro. Noi siamo seri, vi facciamo notare un particolare, siccome che noi facciamo i cappellini, facciamo notare un particolare della qualità di questo cappello. Come vedete, ci sono una, due e tre cuciture. Tre cuciture significa che il cappello ha una qualità più alta rispetto, esatto, esatto, a due cuciture. È un sei pannelli invece di meno pannelli. Sì, ed è già un indicativo di qualità. Quindi per il prezzo che ve lo pongono è anche rigido il pannello. Interessante. Molto ci manca l'ultimo. Prodotto, ma mi hai parlato tanto di abbigliamento, mi hai parlato di feeder, tutto di fondo, ma il tuo amato spinning dov'è? E ora si va, ora ti porto. Ti porto. Dove stai già scappando? Yeah. Stavolta ho beccato mentre ti teletrasportavi, eh? Andiamo, sì. Follow me. Sto per prendere una legnata di testa. Ma tanto c'è la testa dura. Quello è come, assicuro. Allora, ti faccio vedere una robina che è andata a ruba appena arrivata, che sono queste ranette qui di Savage Gear. Tra l'altro già si nota un prezzo veramente, veramente competitivo, sì, sì, per un oggettino che... Oltretutto ora si va un po' nel momento. E ora mi dicono, Luca, il buon Luca Strocco mi dice che stanno uscendo bassi. Ciao Luca. Ciao Luca. Oh, poi andiamo, te lo giuro che andiamo. Eccola qui. Una rete. Ma prima di questa rana dobbiamo fare una cosa. Cosa devi fare dobbiamo a quest'ora della notte? Il miglior Vai. Allora guarda, rimetto tutto dentro, vai. Bravo. Allora, acuto, prendi cellulare, l'ultimo video che scendiamo al volo, il commento di colui che vincerà il commento e vincerà gli adesivi forniti da Universo Pesca e da Itinerari di Pesca. A vedere, e prenderemo così la pubblicità così nel video. Guardi, aprirai i commenti, grazie. E così, preso questo. Giuliano Smagnotto, che come sempre Nicola invidia perché in quel negozio mi perderei. Quindi, in sovraimpressione, Giuliano Smagnotto, hai vinto gli adesivi, mandaci in privato tramite Instagram in direct, oppure trova il modo di comunicarcelo anche tramite Telegram, ragazzi, perché abbiamo riaperto il gruppo Telegram, lo stiamo popolando adesso. Gruppo Telegram. Siamo un 10 al momento attuale che stiamo girando questo video. E mandaci comunque in privato i tuoi dati che ti mandiamo gli adesivi. Adesso torniamo a queste splendide... Torniamo. Ma perché ti faccio vedere una rana? Perché, come dicevi te, che diceva il buon Luca Scrocco, è il momento di randellare della roba a galla e di vedere delle sbrendole incredibili a galla sulle rane, sui popper, eccetera. Quale migliore occasione con una ranetta economica, molto funzionale, perché comunque ha una gomma morbida, ha una buona coda, ha dei buonissimi ami. È bella, dai. Punto.
Poi anche che figa esteticamente. A parte ragazzi. Figa esteticamente. No, ma parliamo, ma voi pescatori di base, ditemi che non prendete le esche anche perché sono fighe. Assolutamente, no, non avrebbe senso di esistere una parete del genere. E prezzo, mi dicevi che solamente se viene 6,90 euro, è un oggetto che funziona bene. Savage Gear ci sta dietro su quel cipollino. Vuoi dire qualcosa di Savage Gear se conosci? Certo, cosa vuoi sapere? Allora, è da tanti anni sul mercato. Allora, da tantissimi anni, ha fatto recentemente, negli ultimi 3-4 anni, un salto di qualità pauroso, sia dal livello di qualitativo degli oggetti che del brand in generale. Su alcuni oggetti veramente ha stabilito dei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto con le canne di fascia economica, con gli artificiali, perché ora vediamo questi, ma girati di qua, ad esempio un lipless, ad esempio questo oggetto qui, che ormai che ci siamo vi faccio vedere, allunghiamo 2 minuti il video, vi faccio vedere un'altra cosina. Qui è un'azienda che si piazza nella fascia economico e mediana, oppure va anche su prezzi? No, economico mediana, sì, non ha oggetti particolarmente costosi. Questo è un classico VTD Popper che, aprendo le alette, diventa il famoso plopper. Dai, che figata. Non è un'esca nuova, cioè esiste, no, ma io sono ignorante. Però Savage Gear te la dà efficace, carina, a 10,90 euro invece dei 22-24 che si trova adesso. Sì, si può dire che copia le esche, sì, si può dire. Però lo fa molto bene, lo fa in una maniera non pacchiana, lo fa nella maniera giusta, come deve essere fatto. Ok, io direi che i nostri 5 prodotti più uno oggi li abbiamo presentati, certo. E quindi andiamo in chiusura. E allora siamo giunti al termine anche di questo video. Ciao. Ciao. Siamo giunti anche al termine di questo video, ragazzi. A parte il caos della telecamera, un po' dietro, corri. Corro perché... No, tu sta andando piano, sono nel canneto. Ragazzi, detto questo, che dire, anche questo video è giunto al termine. Anche questi 5 prodotti del mese di maggio, più uno, ve li abbiamo fatti vedere. Sicuramente cose molto molto interessanti che trovate qua a Universo Pesca in piazza... Le mie gonadi hanno timore. In piazza... Nilde Yacht 18 a Pontedera. Ok, contattate il buon Jonathan su Facebook, anche con Universo Pesca che vi manda tutti i prodottini direttamente a casa. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, commenti, like, condivisioni, tutte queste cose a voi non costano niente, per noi sono essenziali per mandare avanti il nostro progetto. E questo, un bacione, tante care cose, ci vediamo al mese prossimo per i nuovi 5 prodotti. Qui da Universo Pesca è tutto, e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbacci. Ciao.